Sì, Un buon posto in cui fermarsi è un libro che parla di fragilità maschile, soprattutto nella misura in cui la fragilità maschile è un tema che è ancora un po' un tabù, è un'attitudine, è un sentimento che ancora quasi sembra non venire concesso. E invece i protagonisti di questo libro sono uomini che, fragili, hanno il coraggio di esserlo fino in fondo, assecondando curve che la vita loro propone, assecondando difficoltà, inciampando, a volte perfino fallendo, ma in questi loro cadute, in questi loro fallimenti, trovano addirittura, a volte scoprono un'inattesa felicità.